Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Ci troviamo in un bosco montano a prevalenza di conifere e siamo vicini a un ruscello che è abbastanza impetuoso, si sente come sottofondo. Qui abbiamo incontrato alcuni esemplari anche belli di Boletus edulis, uno dei funghi tra i più ricercati nel nostro territorio. Si tratta di Boletus edulis e Boletus edulis ha la caratteristica colorazione bruna con il cappello che non è perfettamente liscio ma tende a essere un po' grinzoso in superficie. La cuticola è grassa, non è una cuticola asciutta vellutata come quella del Boletus estivalis, e sotto la cuticola, dove sono delle morsicature, si riesce a intravedere anche il colore della carne, che non è immediatamente bianco. Il fungo raggiunge taglie anche notevoli, questo è già supera abbondantemente i 10 cm di diametro, ma può raggiungere anche i 30-40 cm in casi eccezionali. Ecco, un'altra cosa da dire del Boletus edulis è che quasi sempre presenta il margine con una linea bianca, non proprio sempre presente, ma è un carattere abbastanza costante, ed è, se non è perfettamente bianco, comunque c'è il margine più chiaro. Ecco, torniamo ai tubuli che inizialmente sono bianchi e poi maturando, e poi si vede in questo fungo maturo, diventeranno prima giallastri, poi giallo-verdi e infine verdi. Questo cambio di colorazione è dovuto appunto alla maturazione delle spore, che nel Boletus edulis sono di colore olivastro scuro e quando sono in massa addirittura appaiono nere. Il gambo è un gambo nettamente clavato, vedete, abbastanza robusto, clavato, presenta sulla superficie un reticolo, in questo caso si vede il reticolo soprattutto nella parte alta, anche qui si vede, è un reticolo bianco su fondo bruno, che si differenzia un po' dal reticolo del Boletus estivalis, che è completamente color bruno nocciola. Ecco, la colorazione del gambo presenta normalmente queste marezzature, queste striature longitudinali di colore, che però compaiono a maturità. Se noi andiamo a osservare l'interno della carne del cappello, ad esempio, possiamo osservare un carattere che è tipico del Boletus edulis, ed è appunto la colorazione sfumata della carne, che va dal brunastro, rossastro, scuro, immediatamente aderente alla cuticola, e poi via via sfuma verso il bianco. Questa è una caratteristica che il Boletus edulis ha, mentre non è presente nel Boletus estivalis. Ovviamente la carne è profumata, dolce ed è un ottimo fungo commestibile. Abbiamo conosciuto in questa occasione Boletus edulis, una specie pregiata dei nostri boschi montani, ed è tutto per oggi. Ci rivediamo con una nuova specie.